qui con il professor Carlo Russo, docente di economia agraria presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza UNICAS. Il professor Russo è delegato del rettore per il coordinamento dei progetti di ricerca PNRR e di Ateneo. Con lui oggi inauguriamo una serie podcast dedicata ai progetti di ricerca di interesse nazionale, i famosissimi PRIN, che rappresentano il principale strumento utilizzato dal Ministero per finanziare la ricerca di base applicata in Italia. UNICAS ne ha attivi ben 58. Professore, il progetto AGREF, Equità ed Efficienza delle Catene del Valore Agroalimentari, ha l'obiettivo di rendere più sostenibile la produzione degli alimenti che mangiamo. In concreto, cosa proponete di fare? Grazie Roberta per la domanda. In realtà questo è un progetto molto interessante, anche uno di quelli a cui tengo particolarmente, perché è uno di quei progetti dove veramente si può andare concretamente a migliorare le condizioni di lavoro e di tanti piccoli e medi imprenditori e anche il modo in cui noi mangiamo i nostri alimenti. In concreto noi quello che vogliamo fare è cercare di rendere la produzione del cibo che mangiamo tutti i giorni più sostenibile e più efficiente e che abbia anche una ricaduta positiva sulle comunità rurali che operano nel nostro territorio. E l'innovazione, la novità di questo progetto è che cerca di mettere in relazione due elementi che erano sempre stati analizzati in modo diverso. Da un lato le pratiche commerciali, cioè il modo in cui gli agricoltori si interfacciano con il mercato, e dall'altro le pratiche agronomiche, quindi come coltivano, come allevano, che tipo di fertilizzanti usano, che tipo di prodotti chimici usano, o anche come si rapportano con il lavoro, quindi che tipo di contratti fanno, come chi assumono o meno, e cercando di capire se questa forte competizione che c'è nei mercati agroalimentari, che si traduce in prezzi bassi per gli agricoltori e molti obblighi produttivi, poi in realtà, diciamo, nel backstage, possiamo dire, nel retrobottega, si traduca magari in un utilizzo di prodotti chimici o di intensivizzazione delle produzioni che possono essere controproducenti. Noi quindi cercheremo di aiutare i nostri agricoltori a, dal lato, rapportarsi meglio con il mercato, dall'altro a essere più sostenibili. A proposito di produttori, quali sono i vantaggi per il territorio? I produttori agricoli del Lazio meridionale saranno coinvolti nel progetto? Assolutamente sì, anzi questo è uno degli elementi caratterizzanti di questo progetto. Noi lavoreremo con alcuni partner, per esempio Italia Ortofrutta o Terre d'Etruria, insieme ovviamente anche all'Università della Tuscia che coordina il progetto e all'Università di Pisa, e proprio per lavorare concretamente, possiamo dire sul campo, per vedere realmente l'impatto di queste pratiche commerciali sulle pratiche agronomiche e produttive. E per questo anche lavoreremo non solo con le imprese, ma anche con gli agronomi, con i tecnici che tutti i giorni devono prendere le decisioni sul campo per capire come essere sostenibili da un lato, ma anche far quadrare i conti in azienda poi. UNICAS è parte della European University of Technology, insieme ad altre 8 importanti università europee. Il progetto AGREF come potrà essere valorizzato in questa dimensione internazionale? Il progetto AGREF ha già di per sé una dimensione internazionale, perché si introduce in quella che è una strategia europea per la sostenibilità delle produzioni agroalimentari, quindi noi siamo anche in contatto con la Commissione europea e tanti altri partner universitari, ma in particolar modo nella rete European University of Technology ci sono diversi colleghi che stanno lavorando su temi simili. Per esempio c'è un cluster su food technology e sustainability che si occupa anche di queste cose, quindi noi stiamo contribuendo anche all'azione della rete e siamo in contatto, in sinergia con tutte le altre università, perché poi questi progetti hanno un forte impatto nella realtà imprenditoriale se hanno una dimensione europea. Quindi tutta la ricerca sull'agroalimentare ormai, se non ha una dimensione europea, incide poco, e devo dire che l'Università di Cassino da questo punto di vista è all'avanguardia. Le nostre collaborazioni sia con il Parlamento europeo, la Commissione europea e le altre università europee sono veramente molto sviluppate, quindi noi ci muoviamo in questa dimensione e siamo ovviamente molto contenti di avere in EUT Plus, la nostra rete dell'European University of Technology, un partner importante che ci aiuterà a incidere ancora di più nella realtà dell'agroalimentare europeo. Ok, allora hashtag International Unicas, e grazie professore e buon lavoro. Grazie Roberto.